Però oggi, era questo anche che volevo dirvi, il 29 ottobre si celebra la festa liturgica della beata Chiara Luce Badano. È una ragazza dei nostri tempi, è morta nel 90, il 7 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario è morta, il 7 ottobre del 1990, è morta nel giorno della Madonna. La Madonna è andata a trovarla, lo racconta lei stessa, quando ha dovuto fare, come la sentirete, l'ultima operazione chirurgica, aveva paura e lei stessa racconta di aver visto una signora bella, dice lei, non avevo visto mai una persona così bella, sorridente, che mi si è avvicinata, diceva Chiara Luce che doveva entrare in sala operatoria, perché come ora sentirete percorre una via crucis, e quindi smettiamola di lamentarci, per favore. Smettiamola di piangerci addosso, questo è un po' tipico di noi meridionali, eh? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Io sono convinto. Il palermitano se non lavora si lamenta perché non lavora, se lavora si lamenta perché lavora. C'è niente da fare, è nato stanco e trova solo la forza di lamentarsi. E questo è un dato di fatto, mi spiace, ma io vedo, ho visto questo nella mia esperienza. Però voi siete un'eccezione, come mio papà è un'eccezione, quello non stava mai fermo. Ecco, allora è importante non lamentarsi, perché Chiara Luce la sua vita ci racconta qualcosa di straordinario. Dunque, è nata a Sassello, in provincia di Savona, il 29 ottobre, come oggi, del 71. Quindi è una figlia dei nostri giorni. Se voi andate a cercarlo, lo dico ai pionieri, poi innamoratevi di questa figura e pregatela. Vi posso garantire che è un'anima molto cara a Dio. L'ha fatta beata, Benedetto XVI l'ha proclamata beata. Va bene? E quindi la possiamo invocare. E muore all'età di 18 anni, forse neanche, quasi 18, non ci è arrivata a 18 anni, appunto il 7 ottobre 1990, a seguito di un osteosarcoma aggressivo, violento, che non le ha dato scampo, un tumore alle ossa, e così. Allora, il papà è un camionista, la mamma Maria Teresa è una casalinga. Lei è Chiara è Badano, è volitiva, tenace, altruista, è fine, è snella, è bella anche. Se guardate le foto, perché dei santi odierni noi abbiamo la grazia di avere anche il ritratto vero, non quello rappresentato come San Giuseppe e Sant'Antonio da Padova, ma come invece Padre Pio e Giovanni Paolo II, la cosa bella dei nostri giorni è che i santi dei nostri tempi, noi li vediamo così come sono, e forse questo ci aiuta, siete d'accordo? Perché Sant'Antonio lo vedi in statua e nell'immaginetta, e vabbè, ma quando guardi la beata Pina Suriano, per dire, no, che a casa mia c'è una gigantografia, apro la stanza da letto e faccio così, cioè, allora, vedi, lei in carne e ossa, voglio dire, ecco. Grandi occhi limpidi, sorriso aperto, e poi amante della vita, ama la neve, ama il mare e pratica molti sport. Quindi, come vedete, figlia unica di famiglia media, ecco, forse possiamo, ma sarà abbastanza nota l'immagine, la foto. Vediamola subito in un istante, la foto di Chiara Luce Badano. Eccola qui, guardate che bel volto, sorridente, luminoso. Ecco. Lei entra a 9 anni nella famiglia dei Focolarini e nasce un rapporto molto bello con Chiara Lubich, la fondatrice, di cui è in corso la causa di beatificazione. Dai suoi quaderni personali, era figlia unica, aveva un temperamento straordinario, Chiara, ma era evidentemente una predestinata, emerge in lei la gioia e lo stupore nello scoprire la vita. E terminate le scuole medie si trasferisce a Savona per il liceo classico. A 16 anni, durante una partita da tennis, a tennis, avverte dei lancinanti dolori ad una spalla. Le cade la racchetta a terra. Callo osseo, la prima diagnosi, osteosarcoma dopo analisi più approfondite. Inutili e dolorosissimi interventi alla spina dorsale, chemioterapia, spasmi, pressione
paralisi alle gambe. Non c'è niente da fare, figli cari, mettiamocelo in testa. Non solo questa vita è breve ed è passeggera, ma per raggiungere il paradiso dobbiamo accettare la sofferenza, il dolore, la prova. Non fidatevi di questi preti modernisti che dicono che ce li avete nelle parrocchie, ce l'ha e lo meritano. Quelli di una cum meritano di avere questi parroci. Speriamo ce ne siano sempre di più. Che dicono che la croce non la vuole Dio. Li avete mai sentiti questi preti? Io sì, io li ho sentiti tanti. La croce non viene da Dio, e bestemmiano. Come non viene da Dio la croce? E i santi che erano dei deficienti, malati mentali. La croce te la manda Dio, lo dice la Madonna ai tre pastorelli di Fatima. Volete accettare le sofferenze che Dio vi manderà? Dobbiamo accettare di portare la nostra croce. Per lei, per la giovanissima e bellissima Chiara, inizia un cammino di una via crucis, e si mette a letto, non si muove più, rifiuta la morfina che le toglierebbe lucidità, si informa di tutto, non perde mai il suo abituale sorriso. Grazie a lei, alla sua fede, alcuni medici che la devono curare si avvicinano a Dio. La sua cameretta, prima in ospedale, e la sua malattia dura, è fulminante il tumore osseo, dura neanche 2 anni, ma neanche. La sua cameretta in ospedale prima e a casa poi diventa una piccola cappella. Ci sono le foto, poi andatevele a guardare, ci sono anche dei bei video su Chiara Luce Badano, luogo di incontro e di apostolato. Ecco alcune frasi di Chiara che lei o metteva per iscritto oppure per telefono manteneva una corrispondenza imponente. Alcune frasi di Chiara, che ha 16 anni, sa che deve morire, le dicono i medici che non c'è più speranza, che solo Dio può salvarla, perché interrompono anche la chemio, non c'è niente da fare, si attende solo la morte. L'importante è fare la volontà di Dio, scrive Chiara, e stare al suo gioco. Un altro mondo mi attende. Sembra di ascoltare una versione di Santa Teresina, versione appunto del Novecento, versione post-conciliare, non so come dire, versione dei nostri giorni. È una Santa Teresina dei nostri giorni, va bene? È bellissima questa frase di chi sa che non sta chiacchierando, ma che lo sta vivendo nella sua pelle sta vivendo il dramma di una malattia che lei sa che la sta portando alla morte da un giorno all'altro. L'importante è fare la volontà di Dio. 16 anni, stare al suo gioco. Un altro mondo mi attende, mi sento a volte in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Qui, scusate, mi commuovo un po', perché noi non potremo mai arrivare i santi fino in fondo. Quando lei scrive questa frase, non lasciatela cadere. Stasera, Pionieri, tornandovene a casa, riflettete su, lasciate stare le altre che un po' le conoscete, sia fatta la volontà di Dio. Cioè, questa frase, guardate, che è di una profondità che mi scuote, mi sconvolge. Noi non possiamo capirle. Dice, mi sento a volte in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Ma stai morendo. Le hanno tagliato una parte delle gambe, è martoriata. Se guardate le foto delle ultime settimane di vita, pelle e ossa. Mi sento a volte in uno splendido disegno che a poco mi si svela. È una frase, ma io dico, guardate, ho letto una persona del Piccolo Resto, qualche tempo fa mi ha mandato il diario di uno scampato, di un sacerdote scampato ai campi di concentramento in Romania. E lui, quando uscì, che i suoi confratelli invece erano morti, li facevano i soprusi con il filo elettrico, li colpivano col filo elettrico, defecavano sopra di loro, sul viso, sul loro volto, urinavano su di loro, cose. Allora, quando lui è uscito, lui, gli altri non sono morti, martiri, gli hanno chiesto, ci può dire qualcosa di quello che avete vissuto? Splendido. Ora Chiara Lubich sta morendo e dice, mi sento avvolta da uno splendido disegno. Chiara Badano dice, mi sento avvolta da uno splendido disegno. Si entra nella dimensione di Dio quando il dolore sorpassa
la dimensione, diciamo così. E quando noi un giorno, lasciatemi andare un po' a queste considerazioni un po' matte, visto che siamo vicini ai morti, quando noi un giorno saremo dall'altra parte, ci rammaricheremo in eterno di non aver saputo sfruttare fino in fondo le occasioni che Dio ci dava. Bisogna stare al suo gioco, dice Chiara Badano. E dice così. Mi piaceva tanto andare in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe perché poi non le aveva più, ma mi ha dato le ali. Ma mi ha dato le ali. Chiara Lubich, che è la fondatrice dei Focolarini, viene a sapere di questa giovane fanciulla che sta incantando tutti. E la segue da vicino durante la fase finale della malattia. E in una lettera, Chiara Badano scrive a Chiara Lubich: Sai, Chiara, io porto il tuo stesso nome, non ho molto da vivere. Vorrei che tu mi dessi un appellativo, un nome, che così tutti mi possano ricordare con quel nome lì. Chiara Lubich le scrive una lettera commovente, straziante per certi versi anche. Ti chiamerai Luce, Chiara Luce, perché sei avvolta dalla luce del risorto e trasmetti questa luce agli altri. Negli ultimi giorni della sua vita, Chiara, i primi giorni di ottobre del 90, sì, Chiara non riesce quasi più a parlare, però vuole prepararsi all'incontro con lo sposo. E allora con un filo di voce chiama la mamma e le dice: Mamma, preparami una bella veste bianca con un fiocco rosa, perché io devo essere la sposa di Gesù, devo prepararmi all'incontro con Gesù mio sposo. Spiega anche alla mamma come dovrà essere pettinata e con quali fiori dovrà essere addobbata la chiesa. Suggerisce i canti e le letture della messa, vuole che il rito sia una festa. Le sue ultime parole sono: Mamma, sii felice perché io lo sono. Ciao. Muore all'alba del 7 ottobre del 1990. Ecco, ma ancora più significativamente, entriamo un attimino ancora nell'esperienza della sua malattia, della sua via crucis, viaggi, esami clinici, ricoveri, interventi e cure pesanti da Pietra Ligure a Torino. Quando Chiara comprende la gravità del caso, c'ha 16 anni e mezzo e le poche speranze, per un po' di tempo non parla con nessuno. Rientrata a casa dall'ospedale, chiede alla mamma di non porle domande. Non piange, non si ribella e non si dispera. Si chiude in un assorto silenzio di 25 interminabili minuti. È il suo orto del Getsemani. Mezz'ora di lotta interiore, di buio, di passione, per poi però lasciar vincere la grazia. Ora puoi parlare, mamma, e sul volto torna il sorriso luminoso di sempre. Ha detto sì a Gesù. In quel momento, in quei 25 minuti in cui le è stato detto che ha poco da vivere e che non c'è alcuna possibilità di guarire, Chiara, in quei 25 minuti di silenzio, matura il suo sì a Gesù. Dice di sì a Gesù. Alla mamma non mostra alcuna preoccupazione. Vedrai, mamma, ce la farò. Sono giovane. La paralisi la blocca, ma arriva ad affermare: Se adesso mi chiedessero se voglio camminare, direi di no, perché sono così più vicina a Gesù. Ecco la santità. Santa Teresa d'Avila dice che il dolore, la croce, la sofferenza ci trasforma da bruchi in farfalle. Vedete che il bruco sta dentro il bozzolo e poi piano 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 da bruco, quindi da verme brutto, esce fuori una splendida farfalla. È l'esperienza di Chiara, ma è l'esperienza di tutti i santi. Quando dice: Io non voglio più camminare perché in questo modo, senza camminare, sono più vicina a Gesù, non perde mai la pace. Nei mesi in cui è destinata a rimanere a letto, rimane serena e forte, non ha mai paura. Il suo segreto, dice sempre agli amici: Dio mi ama immensamente. Incrollabile la sua fiducia in Dio, nel suo papà buono. Lo chiama così Dio Padre, lo chiama il papà buono. Vuole compiere sempre per amore la volontà del papà buono. Dice continuamente: Voglio stare al gioco di Dio. Capito? Cioè, aveva capito che c'era un gioco che Dio stava realizzando. E dice: Io ci voglio stare a questo gioco.
vive momenti di totale contatto con il Signore. Questo forse aspetto non è stato fino in fondo sondato, ma in chiara Badano, in chiara luce, si sviluppa a un certo punto anche una forte attitudine mistica. Dice un giorno, quando ormai è vicina la morte, la mamma, gli amici vedono quanto soffre perché non si può muovere, veramente parla con un filo di voce, è stanca, affannata. Voi, sono parole sue, non potete neppure immaginare qual è adesso il mio rapporto con Gesù. Avverto che Dio mi chiede qualcosa di più grande, e questo sempre passa tutto dal cuore. Incredibile, figlio di cari, la vita dei santi. E aggiunge appunto quella frase che io stasera vi invito a meditare: mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela. E aggiunge: mi trovo ad un'altezza da cui non vorrei mai scendere. Lassù dove tutto è silenzio, aggiunge, è contemplazione. E quando ormai nelle ultime settimane i dolori si fanno lancinanti, e voi sapete che l'unica soluzione, e tanto non c'è più niente da fare, è la morfina, che è un veleno. Però alle persone ormai in stato terminale, che hanno dolori lancinanti, serve a stordirli, no? Si stordiscono, vengono storditi e non sentono più niente. Io ho visto questo con alcuni fedeli che ho seguito. Ecco, chiara luce rifiuta la morfina. Scioccato. Dice la mamma: non fatemi quella roba lì, voglio rimanere lucida per Gesù fino alla fine. Io non ho più niente, dice, e posso offrire perciò solo il dolore a Gesù. E aggiunge: ma ho ancora il cuore e posso ancora amare. Ormai è tutta dono, sempre in offerta, le sue sofferenze. Lei dice: le offro per la diocesi, per il vescovo, per il movimento dei focolari, per i giovani, per le missioni. E trascorre tutto il giorno in preghiera. Non chiede il miracolo della guarigione, mai, non l'ha mai chiesto. Si rivolge alla Santissima Vergine, questo è veramente ancora, questo è molto commovente. Scrive pochi giorni prima di morire una letterina alla Madonna, un bigliettino, perché non ha la forza di scrivere. E scrive alla Madonna queste parole, poco prima di morire: Mamma Celeste, tu lo sai quanto io desideri guarire, ma se non rientra nella volontà di Dio, ti chiedo la forza per non mollare mai. Umilmente, virgola, tua Chiara. Mamma mia, un angelo in terra, siete d'accordo? Un angelo in terra che Dio, un angelo di dolore, un serafino. E come una bambina si abbandona sempre di più all'amore misterioso di colui che la sta crocifiggendo, purificando, santificando, e lei lo sente. Mi sento avvolta in una stupenda storia d'amore. Mi sento così piccola, sono sempre parole sue, sembra, ripeto, echeggiare la vicenda di Teresa di Lisieux. Mi sento così piccola e la strada da percorrere così ardua, ma è lo sposo che viene a trovarmi e alla fine si fida totalmente di Dio e invita la mamma a fare altrettanto. Non ti preoccupare, dice, quando io non ci sarò più, tu fidati di Dio e vai avanti, poi hai fatto tutto. Gli ultimi giorni della vita chiama sua mamma e dice: mamma, che c'è? Hai dedicato troppo tempo a me, adesso mi fai contenta, sì? Dimmi, stai un po' con papà. Adesso scendi le scale con lui, fatevi una passeggiata e state un po' insieme, mi fai contenta, mamma. Io ti aspetto, non preoccuparti, sto qui che ti aspetto. Dice la mamma, che è una donna anche lei, Santa Maria Teresa, si chiama, credo sia ancora viva, molto anziana. E lei dice col papà, dice: sapevamo che da subito avevamo capito che questa bambina era un dono di Dio. E lei dice col cuore straziato: uscimmo da casa e capimmo che chiara luce ci stava lanciando un messaggio: preparatevi a tornare di nuovo da soli, perché io sto per andare via. I dolori l'attanagliano negli ultimi giorni, ma lei non piange mai, trasforma il dolore in amore e soprattutto sorride. Sorride. Se voi guardate le foto, sono impressionanti, è una fotografia dell'esistenza del paradiso, e volge lo sguardo a quello che lui chiamava Gesù abbandonato. Ecco, questa è anche un'altra caratteristica, si era innamorata di Gesù abbandonato, un'immagine di Gesù coronato di spine posta sul comodino accanto a lei, al letto che le dava forza. Alla mamma, che negli ultimi giorni le chiede se soffre molto, risponde con semplicità: Gesù mi smacchia con la varechina anche i puntini neri e la varechina brucia, così quando arriverò in paradiso sarò bianca tutta neve. Nelle notti insonni canta e dopo una di queste, forse la notte più tragica, affermerà:
Ho sofferto molto fisicamente, ma la mia anima cantava. Perché negli ultimi giorni riceve da Chiara Lubich il nome di Luce, Chiara Luce, e scrive Chiara Lubich alla beata, alla giovane beata: ti chiamerai Luce perché nei tuoi occhi vedo la luce dell'ideale vissuto sino in fondo, la luce dello Spirito Santo. Ma ormai in questa giovane ragazza bella che poteva avere un futuro straordinario nel mondo e che invece Dio ha condotto per una via crucis verso il paradiso, non resta altro che un desiderio: andare in cielo. Negli ultimi giorni lei desidera solo questo, andare in cielo. Dice: desidero andare in paradiso dove sarò tanto, tanto felice, e allora devo prepararmi alle nozze. Chiede di essere rivestita con un abito da sposa, bianco, lungo e semplice. Predispone la liturgia della sua messa. E quando le chiedono perché vuole una messa che sia una festa, le sue parole, una delle ultime sue parole sono queste, dette con un fil di voce: quando una giovane di 17-18 anni va in cielo si fa festa. Alle 4:10 di domenica 7 ottobre 1990, giorno della risurrezione del Signore, la domenica, però soprattutto festa della Madonna del Rosario, Chiara raggiunge il tanto amato sposo. Si dimena nel letto in mezzo a dolori, dolori indescrivibili perché non ha voluto la morfina, e con gli occhi a un certo punto li chiude come se perdesse conoscenza, supera evidentemente la soglia del dolore, e poi sembrava che fosse morta, ma a un certo punto Chiara, Luce, li riapre un'ultima volta e guarda e cerca la mamma, la trova come se la vedesse da lontano, come se fosse già più da lì che da qui, e le dice queste che sono le sue ultime parole: ciao mamma, sii felice perché io lo sono. Morirà subito dopo. Al suo funerale, celebrato 2 giorni dopo dal vescovo, partecipano migliaia di persone, soprattutto giovani, e Benedetto XVI, come penso saprete, il 19 dicembre, scusate, il 19 dicembre 2009 firma il decreto di approvazione del miracolo attribuito. Sapete che per diventare santi ci vuole il miracolo, e c'è stato un miracolo clamoroso per intercessione della venerabile appunto serva di Dio Chiara Badano. È stata guarita una giovane, si rimane veramente un giovane senza parole, Andrea Bartole, che soffriva di una serie di malattie che l'avrebbero portato alla morte. La diagnosi era shock settico, sepsi meningococcica, sindrome di Hartz, complicata da broncopolmonite basale destra, sindrome di Hick, insufficienza renale acuta, manifestazioni cutanee petecchiali ed emorragiche con tendenza, eccetera, eccetera. Insomma, è un referto di morte questo. E allora lui si rivolge a Chiara Luce e le dice: aiutami, aiutami, e guarisce. Il Papa riconosce il miracolo, e così sabato 25 settembre 2010, nel santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, il cardinale Angelo Amato presiede la celebrazione per la canonizzazione e per la beatificazione di Chiara Luce. Durante la messa viene annunciata la data per la festa liturgica della beata Chiara Luce, e cioè il 29 ottobre. Per concludere, vorrei leggere le parole di una lettera tra le più belle di Chiara Luce, che si conclude così: oh, come avrei voluto fermare il treno in corsa che mi allontanava sempre più, ma ancora non capivo. O ero troppo assorbita da cose insignificanti, futili e passeggere. Un altro mondo mi attendeva e non mi restava che abbandonarmi. Ma ora mi sento avvolta, ecco, torna per la terza volta, da uno splendido disegno che a poco mi si svela. Preghiera. Padre di immensa bontà, che per i meriti del tuo figlio il dono dello Spirito Santo hai reso ardente di amore la beata Chiara Badano, trasforma profondamente il nostro animo affinché anche noi, sul suo esempio, riusciamo a compiere sempre con serena fiducia la tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Beata Chiara Luce, prega per noi.